Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania. In questo video prepareremo insieme una chiffon cake, una torta sofficissima e gustosissima. Gli ingredienti per realizzarla sono 250 g di farina tipo 0, 250 g di zucchero semolato, una bustina di lievito per dolci, 200 ml di acqua liscia, 100 ml di olio di semi di mais, 2 g di sale, una bustina di crema al tartaro, 8 tuorli, 8 albumi, 10 g di estratto di vaniglia. Per prima cosa monto a neve fermissima gli albumi. All'interno della ciotola degli albumi inserisco i 2 g di sale e faccio partire le fruste elettriche a velocità 1. Continuo con le fruste elettriche fino a che la schiuma inizia ad addensarsi e a quel punto inserisco il crema al tartaro e lascio andare le fruste elettriche a velocità 2 finché l'albume non è montato fermissimo. A questo punto faccio la prova, ribalto la mia coppa e infatti l'albume rimane fermo sulla coppa stessa. Metto da parte gli albumi e passo ai tuorli. Inserisco all'interno della coppa con i tuorli lo zucchero e monto finché non si scioglie fino ad ottenere un composto bello spumoso. A quel punto aggiungo il composto, la mistura di acqua e olio di semi, pian piano fino a terminarlo tutto. Una volta incorporata tutta l'acqua e l'olio, posso aggiungere l'estratto di vaniglia. Passiamo ora alle polveri. Inserisco all'interno della ciotola con la farina il lievito per dolci, lo mescolo un po' per amalgamare il tutto e aggiungo la farina con il setaccio. Uso un setaccio a maglie strette. Amalgamo la farina con una spatola in legno. Faccio dei movimenti lenti dal basso verso l'alto per incamerare più aria possibile. Una volta inserita tutta la farina, inizio ad incorporare il mio composto di uova e farina, anche gli albumi. Utilizzo la stessa spatola in legno e faccio molta attenzione, infatti i movimenti sono abbastanza delicati, sempre dal basso verso l'alto, faccio attenzione a non smontare le uova. Verso il mio composto all'interno dello stampo per chiffon cake, il mio è di diametro di 24 cm, non imburrato e non infarinato, in forno a forno già caldo a 175 gradi ventilato per circa 35-45 minuti. I tempi e la gradazione di cottura possono variare da forno a forno. Una volta che la mia chiffon cake è cotta, faccio la prova a stecchino e utilizzo sempre quelli grandi da spiedino perché devo verificare che la cottura sia perfetta anche sul fondo. Una volta che è cotta, la sforno. Per ultimare la procedura di cottura di questa chiffon cake ho bisogno di una bottiglia dal collo stretto e lungo che possa essere inserito all'interno del mio stampo. Devo appunto far raffreddare la chiffon cake in questa posizione, come vedete.
quando la chiffon cake sarà ben fredda, potrò sformarla dal suo stampo, spolverarla in zucchero a velo, tagliarla e finalmente gustarla. La chiffon cake può essere aromatizzata in vari modi e può anche essere fatta al cioccolato, come quella che vi mostro ora. Se la volete realizzare al cioccolato, l'importante è sostituire una parte di farina con una parte di cioccolato. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, spuntando anche la campanella, in modo da essere avvisati tutte le volte che esce un nuovo video. Per seguirmi sugli altri canali social trovate i link giù nell'info box. Ciao e alla prossima! Ah, dimenticavo, se avete domande da pormi, commentate il video e sarò felice di rispondervi. Ciao ciao!